questa è la favola del cappuccetto rosso. Qua parte il cappuccetto rosso con la mamma, poi il cappuccetto rosso va per il bosco e qui vicino c'è il lupo, che toccando, diciamo, è più ruvido rispetto al cappuccetto rosso, proprio per far dare il senso di pericolo. Poi il cappuccetto rosso si avvicina al lupo, il cappuccetto rosso va, però nel frattempo il lupo va a mangiare la nonna. Quindi il lupo si avvicina alla nonna e il lupo mangia. Il cappuccetto rosso si avvicina a casa della nonna, però ci avvicina il lupo e il lupo la mangia. Però nel frattempo si avvicina il cacciatore. Non si rende conto che questo è il lupo e che dentro il lupo ci sono la nonna e il cappuccetto rosso. Uccide il lupo e il cappuccetto rosso e la nonna vengono liberate. Così alla fine festeggiano il cacciatore con la mamma, il cappuccetto rosso e la nonna.